16 studenti e studentesse delle scuole superiori di Pesaro Urbino sono pronti a partire verso ogni angolo del globo per le esperienze formative di intercultura. Associazione nazionale che attraverso un concorso diramato in ognuno dei suoi 159 centri locali permette ai giovani di godere di una preziosa opportunità. 16 ragazzi ospitati ieri in prefettura in una cerimonia di premiazione al loro ruolo di ambasciatori della provincia all'estero. Una provincia che ospiterà invece 5 studenti provenienti da ogni parte del mondo. I ragazzi devono fare un percorso di selezione che parte da un test psicoattitudinale e poi una serie di colloqui e incontri, devono compilare un fascicolo e poi entrano in una graduatoria a livello nazionale insieme a tutti i ragazzi che si candidano in tutto il paese. Il centro locale nel nostro territorio c'è dal 2014, abbiamo avuto più di 200 ragazzi che sono partiti, ne abbiamo ospitati dall'estero più di 40 in tutta Italia, poi tutti i centri locali fanno numeri molto molto importanti, ogni anno partono più di 1000 studenti, ne vengono ospitati centinaia in Italia, quindi sì, è un progetto di cui siamo molto molto contenti. Ho scelto l'Argentina poiché volevo andare qualche parte in America e ho messo ovviamente più opzioni e mi è capitato l'Argentina. Ecuador. Perché hai scelto l'Ecuador? Per quale motivo? Perché volevo interfacciarmi con una cultura diversa e mi interessava molto questo paese. Perché mi piace molto l'Asia e volevo mettere alcuni paesi dell'Asia e poi ho avuto la fortuna di capitare in Indonesia e sono molto contento di dove sono capitato. Mi è sempre piaciuto fare un anno all'estero, l'ho sempre voluto fare e andando sul web ho visto diverse agenzie e poi mi sono rivolto a Intercultura per prendere una borsa di studio. E adesso inizieranno degli incontri, dei corsi per conoscere meglio come funzionerà la vita in famiglia e nel paese dove andremo. Io andrò in Irlanda e ho dato la preferenza di questo paese perché mi sono già andata in Irlanda e mi sono trovata molto bene in precedenza e quindi volevo tornare per approfondire la mia conoscenza dell'inglese e anche della cultura del paese. Sono stata un anno in Honduras nel 2022-2023. Mi ha colpito particolarmente questa destinazione perché era un anno insolito che non tutti facevano e per di più ampliavo non solo le conoscenze dello spagnolo, che appunto è una lingua che tuttora studio, ma anche dell'inglese perché appunto frequentavo una scuola bilingue. E mi ha colpito tutto, è stato un paese pieno di nuove scoperte. Lo scopo è far sì che questi ragazzi per una crescita personale possano mettersi a confronto e scoprire il diverso, fare un po' da ambasciatori dell'Italia, del nostro territorio, quando si incontrano con culture diverse e in generale poi al di là dell'esperienza personale quella di cercare di creare un dialogo interculturale tra mondi diversi, paesi diversi e culture diverse. Devo dire fa un'opera veramente encomiabile perché grazie ai volontari che fanno parte dell'associazione si riesce a far sì che gli studenti, in questo caso della provincia di Pesaro Urbino, possano andare all'estero e quindi fare quell'esperienza, secondo me, formativa sia da un punto di vista culturale ma anche sociale, di rapporti, di amicizie che poi magari rimangono per tutta la vita.